avanti l'8 dicembre oggi. Se no da qualcosa. Allora, carissimi, buongiorno a tutti quanti. Questa mattina, visto che è festa, è una bella giornata, anche se nuvolosa. Guarda che ti presento. Guardalo quanto è carino, il Pantarei sintetico. So che ad alcuni dà fastidio quello che propongo io, ma purtroppo che ce vuoi fa? La vita è fatta così. Quindi ragazzi, non vi scandalizzate se vedete non mi piace sul video, perché è normale, c'è gente che purtroppo una combriccola di persone che gli dà fastidio, ma io le capisco pure, poverine. Ma noi fottiamocene e andiamo avanti per la nostra strada. Vedo che comunque sia le cose la maggior parte di voi piacciono, quindi per me quale soddisfazione migliore di ricevere i vostri apprezzamenti? Allora, io ieri ragazzi ho presentato la ciotola anche abbinata al Pantarei, che è comodissima, e ieri ho comprato questo strumento qua, questo arnese. Questo è il Fadip. Allora, mi è stato detto, perché io di questo strumento non conosco bene la storia, che questi qua marchiati, diciamo con il logo dell'azienda, risalgono agli anni 80, capito? Gli anni 80, favolosi anni 80. Ieri l'ho provato, ragazzi, esperienza negativa, ma proprio negativa, 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 perché mi sono completamente affettato, anzi, ringraziando il cielo, si è ripristinato, perché qua colava sangue a fiottoli. Logicamente ho sbagliato a fare che cosa? Ad abbinare la lametta. Ho messo la lametta un po' troppo aggressiva. Ti spiego, già questo rasoio è molto 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 incisivo. Io lo chiamo così, incisivo. Al di là di essere molto logicamente aggressivo, ieri ho messo la feather dentro e ho fatto la cavolata più grande della mia vita. Cioè, ho utilizzato queste lamette qua, che sono affilatissime e micidiali. Diciamo che quanto riguarda la rasatura in sé per sé è venuta molto bene, cioè molto, chiamiamola anche confortevole, e ho un risultato di pelle liscia qui sul lato molto 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 è buona. Però purtroppo quando sono andato qua sotto c'è stato il macello vero e proprio. Allora adesso da vedere se c'ho un'astra, no, le astra verdi purtroppo le ho terminate, le devo ricomprare perché dentro ci ho messo le lamette vecchie, e quasi quasi oggi vado a utilizzare le mie bellissime, sempre che io riesca a trovarle, le mie bellissime astra blu. Aspetta che mo c'ho da cercarle. Dove state? Anzi, se no che ce posso mettere? Posso provare con le Bolzano, che dici? Bolzano astra blu, perché più che altro le devo trovare, che c'ho un macello qua, lo metto a posto tutto. Mannaggia. Vediamo un po', qua ci sono le Bolzano. Aspetta, tiro fuori un po' d'oggetti favolosi. Allora, Bolzano, eccole. Io quasi quasi, però mi hanno consigliato le Astra perché sono più delicate, lo sappiamo bene, ed essendo più delicate magari lavorano, però ne trovo molto strano. Astra, allora queste no, perché sono quelle che ho finito lì, che c'è sta, c'ho un macello, devo sistemare tutto. Aspetta, forse l'ho trovate. Zitto. Eccole qua, e Astra blu. Provo queste, dai, così almeno poi dopo metto a posto qua. Ok, ci sta. Considerate, ieri ragazzi ho fatto una e ripeto, è stata una sbarbata di quelle proprio negative al 100%, infatti non mi sento proprio convinto a incentivare i nuovi neofiti a comprare subito questo rasoio, ma magari comprarlo più avanti dopo aver acquisito manualità. Anche io stesso, che comunque sia è da un bel po' che è mirato così, saranno sette mesi, ancora ho difficoltà. Eccolo qua, attenzione quando lo chiudete, perché questa è un'arma vera e propria. Poi c'è chi ha parlato di asimmetria o cose varie, non credo che sia presente in questo modello, almeno me lo auguro, che poi però la
asimmetria, sarebbe la lama leggermente spostata, quindi ricorda un po' gli Strandbar, diciamo i rasoi che sono fatti, sono leggermente inclinati. E, io ripeto, ieri esperienza molto 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 tragica, e oggi c'è da mettere il... No, lo sai che sono deciso sul free burger e codesto, perché ora ce l'ho, quindi non so quale provarlo. La profumazione di tutte e due è molto buona, quella però che oggi mi incentiva un po' di più, forse la XX Free Burger, magari domani lo proviamo. Che buono, però è cazzuto, questo è cazzuto. Odore di... ricorda l'ananas, però un po' assopita, non un'esplosione così di ananas forte, pesante, no. Però sai che... E questo mi ispira parecchio. Invece questo qui ricorda un pochetto l'odore acqua di Parma, per farti capire se l'hai mai utilizzato. È pure questo sempre... Io li chiamo sempre così, leggermente agrumati, molto leggero, molto non limonato, però mai capito su per giù com'è. Da un senso proprio di pulizia vera e propria. Allora, oggi con l'occasione che riprovo ad affettarmi il viso, lo so che a te non ti interessa niente, oggi ho l'accoppiata vincente, eccola qua. Però, cosa fondamentale, stamattina, io stamattina lo devo per forza fare, guarda, è storta sta telecamera, mannaggia, la miseriaccia. Stamattina ci vado a mettere però un pre-barba, ce lo vado a mettere, e quasi quasi sai che ci abbino, anche se un po' stonano come profumazioni, ci vado a mettere la linea intenso. La metto un po', mi raccomando ragazzi, il pre-barba mettetelo bene, stendetelo e massaggiate. Non vi limitate soltanto ad applicarlo e poi subito la schiuma. Allora, l'altro ieri vado a fare benzina, vado a pagare, ci stava il proprietario del distributore che c'era avuto una sessantina d'anni, mi guarda, dice, oh, ma che stava al tempo di Cavour? Perché? Ah, pi baffi tua, ah, vabbè, poi finisco di pagare, me ne è arrivato, mentre me ne sto andando, e giro, mi fa, oh, io, saluto a me Mazzini, quando si fa vivo te lo saluto, ciao. Ah, troppo bella, bella risata mi sono fatto l'altro ieri, spettacolare. Allora, signori signori, c'è pure chi mi ha chiesto attivazione del pennello. Ragazzi, attivazione del pennello dipende da che pennello comunque sia tu acquisti, però in linea di massima si lascia in acqua calda, tiepida, anche per una notte, anche il giorno dopo, dipende che pennello utilizzi, comunque la procedura è quella, non succede niente di particolare, basta che non sia proprio acqua bollente a 100 gradi, per il resto va benissimo. Allora, io sto utilizzando la mia vecchia ciotola come porta acqua, perché pure il Pantarei sintetico un po' d'acqua la trattiene, strana sta cosa, però fa parte del gioco. Quindi che faccio? Vado a montare direttamente in ciotola per prendermi il bel... sapone della Rasorock, che come puoi ben notare già lavora. Differenza tra questo sintetico e un S brush, perché io quello ho provato, quindi l'I brush non l'ho provato dell'Omega, e le differenze fra i due prodotti che sono presenti nella mia collezione, posso assicurare che questo Pantarei si piega tranquillamente e rimane molto 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 morbido, quindi facile da gestire. Invece l'S brush rimane un po' troppo rigido, vabbè che rientra nella fascia economica dell'Omega, e quindi ci sta anche questo discorso. Come puoi ben notare, già abbiamo montato io il Pantarei e il sapone XXX, e vado a prendere la mia bellissima ciotolina ergonomica, vedi questo inserto qui, serve proprio per tenere monta. Mamma mia, questo costa BMW
del 92, ogni volta quando arriva sa mille sgasate fa. Prendo un pochino di acqua. Ecco qua, pronta. Ma un'altra cosa, oggi fate l'alberello. Quando fate l'alberello, poi chi fa parte del mio gruppo lo metteste sul gruppo, con rasoio, quello che ti pare. Ecco qua. Senti che bella profumazione che c'ha. Tiè, guarda come lavora. Ora ci metto pure un pochino d'acqua, dai. La faccio un po' più morbida. Lo so, te sta a venire voglia, lo so, te sta a venire voglia, lo so, lo so. Te sta a venire voglia di andare in bagno, prendere la bella schema tua, il bel sapone tuo, odorarlo, provare a montarlo e invece devi aspettare la mattina dopo. Lo so, lo so. Io te capisco. Ecco qua, molto leggero sul viso. Ecco qua. Poi il poggio dito della ciotola può essere utilizzato come portapennello in modo tale che disgraziatamente no, ti può cadere. Invece con il poggio dito utilizzato come sostegno per il pennello magari è diverso, ti aiuta un pochino. Allora, pregate per me, pregate assolutamente per me, anche in differita, fatelo perché oggi mi serve. A parte che sto, vedi, tutta il tutone, quello Jack Daniel, ignorantone, pregate per me. Procedo. Quando sento il tin 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 tin, mi prende l'angoscia. Poi vedi come lascia il segno del pettine? Hanno detto mano leggerissima, io più di questa non so che fa. Mamma mia, sto tremando perché se appena vedo il fiotto di sangue svengo. Sta botta casco per terra. Premetto che il sapone, come tutti quelli che per fortuna ho, funziona una meraviglia e profuma una meraviglia. La paura, la paura. Io però peli non ne vedo. Sarà un'impressione mia? Ma io peli non ne vedo, vedi?
qualche peletto lo prende, dai. Anche perché c'è da dire che l'ho utilizzato ieri, quindi di conseguenza, raga. Allora, come procedo? Procedo con molta cautela, con molta calma, con molta tranquillità e molta leggerezza, perché se no te fai male. E la paura mia è proprio quella di farmi male, di scorticarmi vivo. Sapone non smonta minimamente, poi ce l'ho aggiunto un pochino, ma giusto un pochino di acqua. Dai. Tu dici che tu fa fa? La curiosità. Mamma mia, paura, paura proprio. Dai, se li dicano. Oh, qualche pelo vedo. Vabbè, finita. Ce l'abbiamo fatta. Allora, devo dire che la sensazione quando passi questo rasoio è, anche se non fai il contropelo come me, sembra quasi che tu lo abbia fatto in qualche modo, ti senti la pelle verso il pelo molto liscia, però è più la paura veramente di tagliarsi, quindi lo devi utilizzare con estremissima cautela. Io me ne sono accorta adesso, scusa un attimo. Ecco, proprio adesso significa estrema, 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 estrema cautela.
Io a sto punto, per carità, bellissimo, eh? Bello tutto quello che ti pare, ma se devo stare con intenzione preferisco utilizzare con mano libera o se no uno chiavette. E per carità, io ripeto sempre che esteticamente raccoglie l'acqua perché è bucato sotto, vedi? Bello quanto vuoi, però un po' troppo eccessivo. Io penso e comunque lo dico fregandomene completamente, per me questo rasoio da barba di minimo 2 giorni, ma pure tre, farei anche quattro. Guarda, vedi le cose del pettine, no? Che lasciano. Quindi per me questo rasoio da una barba importante, con tanti giorni all'attivo. Come hai visto, ho cambiato la lametta, ieri ho usato la Feather. Per provarlo mi sono disintegrato il viso, oggi per fortuna no, perché ho ascoltato anche gli accorgimenti degli amici sul gruppo e mi hanno detto mano leggerissima più che puoi, calma e pazienza. Effettivamente i consigli che mi hanno dato sono stati molto 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 utili e apprezzati più che altro. L'importante è quello. Con questo rasoio la pulizia è veloce e efficace. Eccolo qua, vedi, già è pulito, già è fatto. È composta da 3 pezzi, c'è la testa, il pettine, quindi la barra, chiamiamola di sicurezza, e l'avvidi qui. Eccolo qua. Però c'è chi lo usa quotidianamente, eh. Io sinceramente tutti i giorni farmi la barba con sta paura, no, non ce la farei. Quindi io questo lo consiglio magari per una barba, ripeto, di qualche giorno e quindi bella folta, anche perché il pettine, ragazzi, scusatemi la mia, se pecco un po' di presunzione, però sto pettine qua mi fa pensare comunque debba passare in punti dove il pelo è folto e quindi lo incanala, lo addrizza e lo recide. Secondo me una barba di un giorno è un po' esagerato per me, eh. Poi ognuno giustamente fa come vuole. Comunque dai, è andata abbastanza bene. Pelle molto molto liscia, grazie anche. Non dimentichiamo che lo strumento poi è importante, che ha permesso anche una buona rasatura, è questo Rasoroc XXX Italian Shaving Soap. Meglio di questo non ci sta. Una profumazione molto buona. Fa impazzire, però quella che mi sta piacendo un po' di più è la Freeburger. È molto più piaciosa come profumazione. E che ci vado a abbinare oggi come aftershave? Visto che è una giornata un po' così, un po' così, un po' così, un po' difficile, ma quasi quasi ci passo la cosa, va, la colonia di... Aspetta che se no mi crolla il mondo intero qua sotto. Ci passo la colonia del gruppo, dell'altro gruppo dove ci sono anche io. Ci passo questa, vediamo l'effetto. Non tanto, dai, non tanto. Ah, eccoci qua. Le parti più sensibili, anzi le parti più scorticate, tra virgolette, sono queste del mento, logicamente il collo e qua sotto. Almeno per me, poi non so voi. Comunque dai, buon rasoio, certo non mi sento in posizione di consigliare a una persona che inizia adesso di utilizzare questo strumento, questa arma un po' così troppo incisiva, però magari con la pazienza, con la costanza, magari poi può entrare a far parte di quei rasoi da tenere nel proprio mobiletto per farsi la barba. Io lo concepisco più un rasoio da barba di qualche giorno. E ultima precisazione, ti faccio vedere, avrai visto il favoloso Pantarei sintetico che ho montato, guarda qui ancora il sapone pronto all'utilizzo, guarda, impeccabile, Rasoroc sempre migliore nel fare i saponi e anche sulle profumazioni che sono molto 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 buone. Ecco qua, tieni. E che poi nota come si muove il pennello dentro, eh. Quindi eccola qua, guarda che bella, il pennello è bellissimo. Ecco qua, sciacquatina, mi raccomando, come dico sempre, sciacquate bene gli strumenti di
della rasatura, come il pennello, non lasciate mai che il sapone rimanga dentro le setole. Mi raccomando. Allora, questa è la ciotola Pantarei, adesso la vedi bene come è scanalata. Questo è il suo bellissimo pennello sintetico, che guarda come è morbido, vedi? Morbidissimo. Quindi, detto questo, ragazzi, buon 8, quindi buona Immacolata, buon albero di Natale. Il mio de babbo è già passato. E grazie a tutti quanti per la visione. Non mi metto a cercare i baffi perché devo stare a casa, quindi non devo uscire. Buona sbarbata, buon proseguimento di giornata e ci vediamo alla prossima sbarbata. Ciao a tutti e grazie per la visione.